Nuova puntata di Mai Regione, spazio di Antena 2 dedicato alle attività della Giunta e del Consiglio regionale Lombardo. I temi in sintesi. Iniziato il tour delle aree interne, prima tappa a Varzi nell'Oltrepò Pavese. Cantiere del rondò autostradale a Bergamo, sopralluogo dell'assessora alle infrastrutture Claudia Maria Terzi. Verso l'approvazione di una nuova legge per il pastoralismo, il punto con il consigliere regionale bergamasco Giovanni Malanchini. Peste suina via il piano di contenimento dei cinghiali. Un ecografo e un neuronavigatore per gli ospedali civili di Brescia grazie al progetto Dona. Una mozione sulla continuità assistenziale diurna depositata dal consigliere regionale Jacopo Scandella. Consiglio regionale presentati 25 neoassunti, età media inferiore ai 34 anni. Voucher gratuiti per i rifugi con il progetto Famiglie e Giovani in Montagna. Coesione, sostenibilità e qualità dei servizi sono queste le parole chiave utilizzate per il rilancio delle aree interne da Regione Lombardia nell'ambito del tour iniziato da Varzi nell'Oltrepò Pavese, che toccherà 14 tappe. Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana sarà sui territori di pianura e di montagna per la valorizzazione delle aree interne. Sono disponibili complessivamente 196 milioni di euro tra fondi regionali, europei e nazionali, risorse dedicate alle 14 aree interne. Nella precedente programmazione, nel periodo 2014-2020, le aree erano soltanto 4. Con la nuova programmazione 2021-2027, Regione Lombardia ha inteso valorizzare ulteriori territori incrementando le risorse. Si deve continuare in questa direzione, che non si deve frammentare troppo gli interventi, che si deve avere un collegamento fra tutti i tipi e un coordinamento fra tutti i tipi di interventi, perché non dimentichiamo, su questi territori ci sarà gli interventi previsti dalla legge 9, ci sono gli interventi previsti dall'ultima legge territoriale sul Pavese, ci saranno le risorse che arrivano a livello statale, quindi bisogna cercare di fare in modo che sia tutto coordinato per evitare che ci siano delle sovrapposizioni, che sarebbe uno spreco o addirittura certi interventi inutili. L'obiettivo è costruire un sistema in cui tutti i territori abbiano uguali possibilità ed opportunità di sviluppo e possano essere valorizzati per i loro peculiari fattori di attrattività. Regione Lombardia vuole costruire, in collaborazione con ANCI Lombardia e Politecnico di Milano, un lavoro comune insieme alle comunità locali e ai piccoli comuni, in particolare quelli situati nelle aree interne. Il piano d'azione, illustrato dal vice segretario vicario di Regione Lombardia Pier Attilio Superti, è stato chiamato Agenda del Contresodo, per intervenire a 360 gradi e in modo coordinato sia sul fronte degli investimenti tradizionali che su quello del capitale sociale per accrescere l'attrattività dei territori. A bordo di un e-bike di ultima generazione, poi il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha percorso un tratto della Greenway Voghera-Varzi, la ciclo pedonale di 30 km che unisce le due città dell'Oltrepò Pavese. Accompagnato dai due miei maestri sono riuscito a percorrere una parte di questa bellissima pista ciclabile. È una cosa veramente da provare, perché è in un posto meraviglioso, ombreggiato, attraversiamo paesaggi fantastici, costeggiamo un fiume pulito e pieno di trote, quindi bisogna venirci più spesso. Qui sfioriamo i 20.000 passaggi, 20.000 veicoli giornalieri. La viabilità è piuttosto complessa, con tutta una serie di intersezioni che rendono non solo difficile il traffico ma anche molto pericoloso appunto lo scambio delle corsie, spesso volentieri anche l'uscita in quelli che sono appunto i vari svincoli. Quindi da tempo la questione era stata sottoposta alla Regione Lombardia, da tempo ci stiamo lavorando e finalmente parte questo cantiere, che ha una vita prevista di 810 giorni senza quelli che possono essere gli imprevisti tipici di un cantiere come questo, che sta
stanno prima di tutto nella necessità di gestire sottoservizi molto presenti e non segnalati, quindi anche difficili da programmare nella gestione del cantiere, e attualmente in fase di demolizione appunto dell'immobile che sta al centro di questo cantiere, non solo la gestione dell'amianto e lo smaltimento del tetto in amianto, ma anche la scoperta, mai presente in alcune carte, di 9 cisterne di gasolio. Assessore, di che investimento parliamo e qual è il ruolo di Regione Lombardia? Sono 29 milioni e mezzo di investimento, praticamente coperti pressoché tutti da Regione Lombardia, una buona parte, 25 milioni dal patto per la Lombardia, da 4 milioni e mezzo di ulteriori integrazioni che si sono rese necessarie in seguito, in occasione della progettazione, direttamente dal piano Lombardia. Rimangono da chiudere 2 milioni e 3 necessari per lo svincolo, l'uscita diretta per Orio poco più avanti, ma ci stiamo lavorando e siamo confidenti che insomma l'opera verrà interamente realizzata. La progettazione c'è già, quindi si tratta poi solo di trovare la copertura e di dare avvio anche a quei lavori. In questo momento stiamo sostanzialmente facendo insieme alle imprese tutta la fase di preparazione, di accantieramento, tutta la fase di preparazione delle attività vere e proprie che inizieranno con mesi di settembre-ottobre in avanti. Per fase preparatoria vuol dire tutte le attività di disboscamento, di preparazione del suolo, succederanno a queste le fasi sulla viabilità, quindi lo vedete anche la rampa verso Orio che è stata ridotta parzialmente per permettere la creazione del muro per la realizzazione della nuova rampa dedicata per la viabilità di Orio, dopodiché ci saranno delle attività sulla viabilità della fase nord. La cosa fondamentale è ricordarsi che la viabilità non verrà mai interrotta, la sua soluzione, la fine del cantiere, porterà chiaramente un estremo giovamento a tutta la viabilità locale, perché lo scopo è andare a innalzare il più possibile i livelli di sicurezza della viabilità, quindi evitare il più possibile che le macchine e i veicoli si incrocino tra di loro. C'è una legge che valorizza il pastoralismo inteso come attività non solo agricola ma anche culturale e legata alla tradizione, valorizza la transumanza. Gli aspetti principali sono gli interventi a sostegno delle manifestazioni di promozione del pastoralismo e della transumanza, gli interventi a favore della realizzazione di tirocini formativi per ragazzi in alpeggio o in attività che sono legate al pastoralismo e alla transumanza, molto importante l'istituzione della giornata regionale del pastoralismo che si terrà una domenica di settembre e quella verrà decisa di anno in anno, importantissimi anche gli interventi sugli alpeggi e prati stabili. Questa legge prevede di realizzare un'anagrafe regionale dei prati stabili e degli alpeggi in modo che si possano poi valorizzare e sostenere quelle amministrazioni comunali che intendano riqualificare, mantenere e soprattutto valorizzare in termini economici attraverso l'attività di pastorizia dell'alpeggio, gli alpeggi e prati stabili. Ecco, una legge che unisce montagna e pianura, questo mi piace ricordarlo spesso. Parliamo quindi di alpeggi per quanto riguarda la montagna e parliamo di prati stabili per quanto riguarda la pianura. La Lombardia è piena di prati stabili e sono un grande esempio di biodiversità. Quindi gli stanziamenti definitivi ammontano 300.000 euro l'anno, quindi delle risorse sostanziose per sostenere tutte queste azioni, e già la Commissione Agricoltura all'unanimità ha dato il suo via libera a questo progetto. La Giunta Lombarda ha approvato il piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini di allevamento e nella specie cinghiale per il periodo 2022-2025. L'assessore all'agricoltura Fabio Rolfi sottolinea che l'arrivo della peste suina africana in Lombardia sarebbe un disastro economico per una regione in cui è allevato il 50% dei suini nazionali, base delle grandi DOP del prosciutto italiano. Per questo dobbiamo fare di tutto per contenere il cinghiale, vettore della malattia, con un piano operativo che presti prioritariamente attenzione al rischio di introduzione e diffusione dell'infezione dall'area infetta di Liguria e Piemonte. Con questo piano viene estesa la caccia di selezione in tutta la regione. ATC e comprensori devono redigere i piani, peraltro resi obbligatori anche dai provvedimenti precedenti della Giunta regionale. Non esistono più limiti massimi, ha specificato l'assessore. Abbiamo previsto ogni strumento e azione attuabile con l'obiettivo di ridurre drasticamente la presenza di questo animale.
La previsione della caccia di selezione sarà ampliata da 3 a 5 giorni settimanali, fatti comunque salvi i 2 giorni del martedì e del venerdì, cosiddetti di silenzio venatorio. Vengono confermati l'uso di dispositivi per la visione notturna e il foraggiamento attrattivo. Il progetto Dona è un grande gesto di generosità che Fondazione Nadia Toffa, assieme al Rotary Club Brescia Sud-Ovest Maclodio, ha portato avanti in favore di tutta la comunità nel ricordo di una grande donna, Nadia Toffa. L'obiettivo del progetto, finalizzato alla raccolta di 183.000 euro necessari per l'acquisto di un sistema innovativo composto da ecografo e neuronavigatore per il reparto di neurochirurgia oncologica dell'SST Spedali Civili di Brescia, è stato ampiamente raggiunto proprio in questi giorni, confermando la grande generosità dei bresciani, sicuramente stimolata anche dall'esempio di Nadia. Ad annunciarlo è la vicepresidente della Commissione Sanità Simona Tironi, a margine dell'incontro a Palazzo Pirelli, dove il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, ha ricevuto Margherita Ribuffoni, mamma di Nadia Toffa, il dottor Marco Maria Fontanella, in rappresentanza dell'SST Spedali Civili di Brescia, e il presidente del Rotary Club Brescia Sud-Ovest Maclodio, Davide Frizza. Oggi pomeriggio un incontro splendido con la Fondazione Nadia Toffa insieme al presidente Alessandro Fermi per raccontare una serata stupenda, una serata che porta il nome di un grande esempio, di una grande donna per non solo le donne lombarde ma per tutto il nostro paese Italia. Una forza straordinaria, una forza della natura che continuerà ad essere al fianco di tutte le persone fragili ma soprattutto le persone che soffrono. Un progetto bellissimo che grazie alla Fondazione si è realizzato e permetterà agli ospedali civili e a tutte le persone che ne avranno bisogno di dotarsi, di poter utilizzare un grande strumento che aiuterà a migliorare la qualità di vita di tutti i nostri malati. È stata una giornata splendida dove Nadia è stata ricordata con grande amore. Io sono felice, abbiamo raggiunto l'obiettivo. L'obiettivo di Nadia era aiutare la ricerca, aiutare i più poveri e i più deboli. La ricerca l'abbiamo aiutata alla grande perché siamo riusciti a raccogliere i fondi per questo strumento che sicuramente aiuterà moltissimo chi deve mettere le mani in una parte delicatissima del nostro corpo. Io sono felice, c'è qui il professore che lo userà, per me è una cosa emozionante. E è stata una giornata splendida perché ho avuto tanti sì dal presidente di regione e adesso porterò avanti altre iniziative insieme a Mastro Stefano della UAS, insieme al Rotary e insieme agli ospedali civili di Brescia e sono felice, la mia Nadia è qui con me ed è felice con me. Beh, dobbiamo ringraziare moltissimo la Fondazione Nadia Toffa per questa possibilità di acquisire questo ecografo che è un apparecchio molto particolare per la diagnosi intraoperatoria dei residui tumorali e dell'asportazione completa del tumore durante gli interventi chirurgici, ma è un apparecchio che si può interfacciare con degli altri apparecchi in camera operatoria, quindi avere questa comunicazione bilaterale, anche potendo iniettare, così si dice, questo è tecnico, all'interno del microscopio i residui del tumore per poterlo visualizzare anche prima di raggiungerlo fisicamente e quindi sicuramente rappresenterà un grandissimo passo avanti per la cura dei nostri pazienti e per la qualità di vita dei nostri pazienti. Brescia Sud-Ovest Maclodio è sempre stato vicino al territorio, dunque a Brescia, e abbiamo trovato questa bellissima opportunità tramite l'amico Luca con la WISE e l'associazione Nadia Toffa, l'opportunità appunto di aver regalato questo bellissimo macchinario che ovviamente speriamo non possa servire a nessuno. Pochi giorni fa ATS ha comunicato ai sindaci di aver sospeso il servizio di continuità assistenziale diurna, la CAD, che andava a sostituire la carenza di medici di base per quelle persone appunto che si erano trovate in tanti ambiti della nostra provincia ad esserne sprovviste. La motivazione addotta da ATS era il fatto che la giunta regionale non aveva prorogato i contratti dei medici e degli infermieri che operavano nelle USCA
i quali appunto tenevano aperto il servizio CAD, e quindi ATS non era in condizione di prorogare quel servizio. Mi è sembrata subito una cosa strana, nel senso che in una situazione di emergenza come questa è necessario recuperare tutte le professionalità possibili, in particolar modo medici e infermieri che possono andare ad alleviare il problema. E molte altre regioni italiane stanno andando proprio in questa direzione, cioè stanno prorogando quei contratti temporanei per appunto cercare di tamponare l'emergenza. Ho presentato quindi una mozione in consiglio regionale chiedendo questo, cioè chiedendo di prorogare i contratti, di ampliare il servizio delle CAD, di non aumentare la forbice tra chi un medico ce l'ha e chi un medico non ce l'ha e deve quindi aspettare più a lungo, andare più lontano, oppure orientarsi su servizi privati a pagamento, anche sulla medicina di base, cosa che è davvero inaccettabile. Più aumentano le carenze per questi ambiti scoperti, più poi il problema si scarica su tutti, perché i tempi di attesa diventano più ampi, anche appunto per chi un medico ce l'ha, ma deve ampliare il proprio numero di assistiti e quindi occuparsi di più persone. C'è stata un'apertura da parte dei colleghi di maggioranza che mi hanno anticipato la loro posizione favorevole rispetto a questa mozione, che doveva essere discussa martedì e che invece lo sarà la prossima settimana. Nel frattempo io mi auguro che la Regione intervenga subito, anche prima che questa mozione venga approvata, perché in questi giorni il disagio si sta manifestando per tante persone e quindi non si capisce perché appunto si siano lasciati scadere questi contratti e non si sia andati a rinnovarli e a cercare di fare tutto il possibile per, ripeto, tamponare questa situazione di emergenza. A volte c'è l'impressione che non ci sia l'adeguata percezione di quanto grave, quanto seria sia la situazione per una persona che si trova magari in condizioni di salute precaria in assenza di medico di base. E questa è una questione che merita davvero la priorità assoluta, sia per quello che riguarda il provare a tamponare l'emergenza, quindi affiancando ai medici rimasti personale infermieristico, amministrativo, per potersi far carico di alcune visite, di alcune pratiche, e così migliorare il servizio per tutte le persone che ne hanno bisogno, dall'altro a livello strutturale, per avere un numero di borse di specializzazione e quindi un numero di medici che nei prossimi anni entrino in servizio, il numero sufficiente per andare a coprire tutti gli ambiti che sono scoperti, in particolar modo quelli montani, quelli più periferici, quelli in cui bisogna spostarsi e muoversi di più quando viene a mancare il medico. Serve anche intervenire per ridurre la burocrazia a carico dei medici e rendere questa professione più appetibile, più attrattiva per i giovani neolaureati in medicina. Oggi non è così, non sono molti quelli che soprattutto in Lombardia scelgono questa professione. Serve però che appunto ci sia un intervento in questo senso, perché è fondamentale che nell'arco dei prossimi anni si sia in grado non solo appunto di ridurre al minimo i disagi in fase di emergenza, ma di adottare delle soluzioni strutturali perché questa situazione non si verifichi più. Un consiglio regionale non solo sempre meno costoso, ma anche sempre più giovane e al passo coi tempi. L'istituzione regionale si rinnova con l'ingresso di 25 nuovi assunti che hanno preso servizio lo scorso 1 luglio, dopo aver vinto i rispettivi concorsi pubblici per le categorie C e D. Ai neoassunti ha dato il benvenuto il presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi, salutandoli e incontrandoli a Palazzo Pirelli, insieme ad altri componenti dell'ufficio di presidenza. Tre di loro, i più giovani, hanno compiuto quest'anno 28 anni, per un'età media complessiva inferiore ai 34 anni. Bello, veramente li ho visti in faccia, gli ho fatto i complimenti, vincitrici e vincitori di concorso pubblico, tanti giovani, e questa è una cosa veramente bella, preparati, vogliosi di lavorare, e quindi una grande forza lavoro nuova che entra fresca in consiglio regionale. Gli ho fatto il bocca al lupo, ma abbiamo veramente tanto bisogno. Sono molto emozionata e sono molto contenta, perché essere qui al consiglio regionale, l'organo diciamo legislativo della regione Lombardia, è anche un ruolo di grande responsabilità e avrò tanto da imparare e sicuramente darò il mio meglio. Ma ho avuto, a dire il vero, un'impressione ottima.
È un posto bellissimo, c'è tanta gente in gamba e sono davvero felice di aver vinto. È un'impressione che avevi? Che fatto? Ma io onestamente avevo, ecco, un'altra idea, però adesso mi rendo conto che è molto più interessante, molto più, diciamo, anche emozionante di quanto non avrei immaginato. Sono doppiamente contento, sia per aver vinto, sia per questa nuova prospettiva che mi è stata aperta. Sì, la terza edizione del progetto collegato alla legge che abbiamo approvato, l'unico consiglio regionale a farlo sulle montagne lombarde, la terza iniziativa si allarga sempre di più, l'anno scorso siamo concentrati sui giovani, quest'anno invece i voucher li mettiamo a disposizione delle famiglie lombarde con ovviamente la gratuità per gli under 16, con quale obiettivo? Quello di far conoscere il nostro territorio, far conoscere i nostri rifugi, sono oltre 100 quelli che hanno dato disponibilità nelle varie province, con la possibilità quindi di avere pernottamento a mezza pensione gratuito e per la famiglia prezzi agevolati, e l'obiettivo è quello di far conoscere il territorio, far conoscere la montagna, la vita di montagna, e perché no, stimolare magari anche qualche giovane ad appassionarsi alla vita di montagna, insomma. Oltre al fatto che una delle poche cose positive della pandemia che abbiamo constatato è la riscoperta di un turismo di prossimità, molto più vicino, e quindi questo si inserisce però, ecco, in un progetto culturale di conoscenza della montagna, di conoscenza delle regole della montagna, di sensibilizzazione a vivere il nostro territorio in maniera positiva e perché no in famiglia. Il regolamento e le informazioni sono sul sito del CAI. I rifugi che hanno dato disponibilità hanno, come dire, dei prezzi convenzionati, ma sarà gratuito il pernottamento del ragazzo under 16 che andrà con i propri genitori o con i propri parenti, non per forza essere genitori, all'interno del nucleo familiare, che avranno anche loro delle agevolazioni sul pernottamento e la mezza pensione. Complimenti al CAI che ha fatto questa proposta, è un po' lo spirito della nostra legge, quello di avvicinare le giovani generazioni alla montagna, di creare percorsi educativi, di far rivivere la montagna. Quale modo migliore che far coinvolgere i giovani in queste iniziative? Allora, il progetto Famiglie e Giovani in Montagna è strutturato in maniera molto semplice. La prima informazione è che andando sul sito del CAI Lombardia uno trova tutte le informazioni su queste iniziative, sulle modalità di iscrizione. Sostanzialmente, come avviene in pratica? Una famiglia può portare in un rifugio uno o due ragazzi, e per un pernottamento gratuito per i ragazzi a pagamento per il genitore, la famiglia o il nonno o chi porta questi ragazzi in rifugio. La prima operazione che una famiglia deve fare è verificare se il rifugio di interesse ha delle camere a disposizione, quindi è libero, e facendo una telefonata in proprio. Una volta fatta questa verifica può accedere sul sito del CAI Lombardia alla compilazione di un modulo online molto semplice, nome, cognome, insomma due o tre indicazioni. La scelta del rifugio, vi è un elenco di tutti i rifugi disponibili, sceglie il rifugio con cui precedentemente si è messo in contatto, automaticamente sulla propria email uscirà un voucher, nell'email della famiglia, un voucher che la famiglia dovrà portare presso il rifugio. Il rifugio apporrà un timbro su questo voucher e al termine dell'iniziativa lo farà avere al CAI Lombardia per ovviamente il pagamento dei costi del pernottamento.